Centro Gomme Colle Strada di Persichini Luigi. Assistenza esclusiva e professionalità dal 1945. Vendita, ricambio e montaggio pneumatici. Deposito gomme, convergenza di ultima generazione e una vastissima gamma di pneumatici di prima scelta garantiti delle migliori marche, a prezzi vantaggiosi e convenienti. Siamo convenzionati con le migliori società di autonoleggio. Da noi trovi anche un autolavaggio self-service 24 ore. Vieni a trovarci in via della Valtiera 84. Lio Design, il luogo dove l'arte prende forma. Complementi di arredo, oggettistica ed elementi di design. Centrotavola, vasi, lampade, pezzi unici sapientemente creati dall'artista Liuva Macheira Gomez. Manufatti in ceramica, gresse, classici e moderni, realizzati anche su commissione. Vieni a scoprirci a Terni, nel nostro laboratorio showroom in Piazza Valmerina, via della Bardesca 5. La gara tra Olimpia e Angelana termina per 1-2. Al secondo, punizione conquistata da Poggi. Batte Grassi, ma Sugone Nicolò colpendo di testa manda fuori. Al sesto, dubbio fallo in area. L'Angelana protesta. Al nono si sblocca la gara con il calcio di rigore battuto da Colombi, che riesce a battere 40. Al diciannovesimo, Sugone Nicolò calcia, palla di poco fuori. Olimpia vicino al pareggio. Al 27, Cola colpisce la traversa. Al 33esimo Ravanelli da punizione va dritto in porta, ottimo intervento di 40. Nella ripresa i locali protestano per un fallo in area al secondo. Al terzo occasione per l'Olimpia, con Sugoni Mattia che va di testa, Battistelli para e salva il risultato. Arriva al pareggio dell'Olimpia al 16esimo, con un calcio di rigore battuto da Lucidi. Confessore al 20 conclude, 40 salva e manda la palla in angolo. Al 33esimo l'Angelana torna in vantaggio con Vidaloni che ruba palla di un difensore locale e a tu per tu con 40 non sbaglia. Al 37 Federici ci prova dalla distanza, Battistelli in due tempi. No, penso che abbiamo fatto molto bene, siamo partiti soprattutto molto bene all'inizio, eravamo pieni di assenze e che dire, gran vittoria da dedicare principalmente ai ragazzi, al mister e alla società. Ma diciamo un po' sulla falsariga di domenica, forse l'avevamo anche ripresa anche abbastanza bene. Diciamo che per larghi tratti la partita l'abbiamo fatta, soltanto che ci facciamo gol da soli e quindi quando tu ti fai gol da solo è difficile portare a casa il risultato, specialmente una squadra come l'Olimpia. Domenica l'abbiamo regalata a Foligno perché è andata così e oggi c'è stata l'Angelana di turno. Sostanzialmente la partita è stata questa.